Ciao a tutti, stamattina c'è stata una prima riunione dell'ufficio di presidenza sulla questione degli emolumenti ai parlamentari e nello specifico stamattina abbiamo parlato dei cosiddetti doppi incarichi. Noi questa settimana scorsa abbiamo proposto un piano di riduzione dei costi per quanto riguarda stipendi dei deputati e indennità dei doppi incarichi e tutti gli oneri previsti nei doppi incarichi che avrebbe portato la Camera dei Deputati ad un risparmio di circa 42 milioni di euro. Stamattina si è iniziato a discutere dei doppi incarichi e noi avevamo previsto, per quanto riguarda il nostro piano di tagli, che l'indennità di carica, ovvero la doppia indennità che riceve un deputato nel momento in cui viene eletto vicepresidente della Camera, presidente di commissione, segretario della Camera dei Deputati, noi avevamo chiesto che questa indennità venisse eliminata insieme a le spese di rappresentanza che ammontavano a circa 13.000 euro annui, le spese per i rimborsi telefonici che erano circa 150 euro mensili e inoltre avevamo chiesto che rimanessero invariate le spese per il personale delle segreterie. Stamattina nell'analisi che è stata fatta in ufficio di presidenza, dalla deliberazione sono state annullate, quindi è stata accolta anche la nostra proposta in piena sintonia con la Presidenza di eliminare le spese di rappresentanza, appunto le spese telefoniche. È stata ridotta del 30% l'indennità di carica, che noi comunque del Movimento 5 Stelle non percepiremo, abbiamo già dichiarato che non l'avremo percepita, e inoltre sono state ridotte di circa il 25% le spese per il personale delle segreterie, che nello specifico è quello che potremo assumere presso le nostre segreterie come vicepresidenti, come segretari. Quindi da questo punto di vista si è fatto un grande passo avanti, abbiamo raggiunto un risparmio oggi di circa 6-8 milioni di euro, però è logico che il grosso sta nel trattamento economico dei deputati, che discuteremo in una prossima seduta dell'ufficio di presidenza che è tra una settimana e su cui noi terremo ben aperti gli occhi, perché lì riguarda tutti i deputati, quindi questa è una scelta che riguarda tutti i deputati. Non so se tu vuoi dire qualche altra cosa. No, niente, abbiamo puntualizzato appunto che nella nostra proposta c'era quella di non toccare sia per quanto riguarda le quote da destinare ai gruppi, sia per quanto riguarda le quote che noi come ufficio di presidenza abbiamo a disposizione per personale che ci serve per lavorare effettivamente, di non toccare assolutamente questa quota. Invece appunto, come ha detto Luigi, verrà indiscriminatamente ridotta del 25%. Quindi, insomma. Beh, ultimo punto del giorno, contributo unico omnicomprensivo. Sapete che i gruppi parlamentari hanno a disposizione un budget per svolgere le loro funzioni, collaboratori, strumentazioni, eccetera. È stato definito nella quota di 32 milioni di euro circa come ammontare complessivo, quindi con un risparmio del 10% rispetto al bilancio preventivo, quindi un ulteriore risparmio, effetto Movimento 5 Stelle, oserei dire. E abbiamo tenuto comunque che non venisse ancora distribuito questo ammontare tra i gruppi per definire in maniera compiuta la questione che conoscete sicuramente, allegato A, allegato B. Ci incontreremo prossimamente, anzi domani, con i questori per fare la nostra proposta, che già abbiamo in un altro video vi abbiamo spiegato. Quindi oggi questa è stata la definizione completa dell'ufficio di presidenza. Crediamo che stiamo andando in una certa direzione che condividiamo, anche se abbiamo chiesto di più ovviamente. Cerchiamo di portare i risultati, i massimi risultati possibili. È sicuramente notevole il fatto che in ufficio di presidenza da tre ormai sedute si parla di riduzione e tagli ai costi della politica, quella che è la nostra battaglia di sempre e che in un modo o in un altro ormai per pressione dei cittadini l'ufficio di presidenza sta portando avanti con gli occhi vigili del Movimento 5 Stelle che c'è dentro. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.